entrare. Giulia. Marco, ciao, buon pomeriggio. Io sono di fronte all'ingresso del padiglione del Giappone perché non è possibile entrare dentro. Un padiglione veramente, come dicevi, molto molto visitato. Pensa che i visitatori si sono fatti addirittura code di 9-10 ore, addirittura. Un'attesa però che sembra più che giustificata da quello che poi i visitatori vedranno all'interno del padiglione, visto che il Giappone ha vinto il premio come miglior allestimento interno. Qui intanto puoi vedere quanto è lunga questa coda di persone che veramente sono in fila da stamani mattina. Sentiamo allora qualcuno di queste persone che sono in fila da stamani. Ciao, buon pomeriggio. Come va questa attesa? Ci siamo da 3 ore e mezzo, quindi è abbastanza seria come attesa, diciamo. Che cosa ti aspetti di vedere poi dentro? A me hanno detto che il Giappone è il più bello di tutti, quindi io insomma, ho visto prima un po' di padiglioni così, tanto per ormai vedere qualcosa, e poi mi sono messo in fila qua. Mi hanno detto tutti che è bello, quindi ecco. Quindi sulla fiducia un po'... Sì, cioè, credo. Forza, certo. Senti, e cosa hai fatto in questa attesa? Ho parlato un po' con le persone che c'erano, poi ecco... qualche cosa così, appunto, ci scambiamo in battute, ma poi ecco che il resto mi sono un po' annoiato. Certo, perché Marco, io ho sentito anche, sono nato ovviamente dell'amicizia, capisci? Perché sì, Giulia. Stando in coda per così tanto tempo, poi Giulia. È naturale. Sì. No, siccome stai lì da quel signore, perché qui ne abbiamo due eroi che sono riusciti a entrare al padiglione del Giappone. Ecco perché c'è l'applauso adesso del pubblico, dopo quanta fila? 6 ore e 40 minuti. 6 ore e 40 minuti. Allora, avete visto quel signore che è in fila, molto provato? Sì. Parlategli direttamente perché vale la pena stare in fila. Assolutamente sì, soprattutto la parte migliore è il ristorante futuristico. Quello proprio è lo spettacolo sullo spettacolo, là dentro è meraviglioso. Vivi veramente il Giappone, certo, dopo 6 ore e 40 minuti da Linate arriverai direttamente a Tokyo, tranquillamente, dico, non è che... Avete fatto amicizia anche voi lì in fila? Tranquillamente, con la famiglia romana, dei ragazzi di Firenze, Padova, Venezia, cioè, in 6 ore e 40 veramente, amicizie e conoscenti tranquillamente, meraviglioso. Quindi Giulia, puoi dire a quel signore di avere fiducia che vale la pena? Dicono dallo studio che andrà benissimo, l'attesa sarà meritata. Ciao. Grazie Marco. Amicizie. Ti posso dare al